100 delfino alla maschile, categoria S8, seconda batteria, c'è Michele Ferrarin in corsia 2, in una batteria dove scendendo verso la parte bassa della vasca ci sono Ferenc Xuri, Yai Pengwei, Song Maodang, Ivan Ryan Austin e Alejandro Sanchez Palomero, lo spagnolo che chiude la parte bassa della vasca. Wang Jichao, 1.03.94 è stato il migliore finora, è il crono di riferimento della prima batteria. Ora seguiamo quella di Michele Ferrarin, poi ce ne sarà un'altra per stabilire il quadro qualificato. Compito quasi proibitivo per l'esordiente assoluto della squadra azzurra, non un giovanissimo Ferrarin, classe 71, nella sua seconda carriera, 20 anni fra i normodotati, l'Ironman come passione, un po' come Rudy Garcia Tolson, i tempi non li ha per andare in finale, qui ci sono dei veri e propri fenomeni in vasca, stiamo a vedere cosa può fare il veronese allenato da Alberto Busato. Rudy Garcia Tolson, grandissimo atleta che qui oltre nel nuoto alla Paralimpiade di Londra sarà impegnato anche nell'atletica, appunto. Il tempo con cui si chiude questa batteria è l'1.02.77 di Song davanti a Wei, 1.02.93 e 1.07.26 per Ferrarin che chiude al terzo posto. Qualche speranza di qualificazione alla finale resta aperta, perché nella prima batteria c'è un 1.03 di Wang, un 1.05 di Sean Fraser, un 1.05 di Evgeny Zimin, ma anche un 1.07.12. Dovesse essere lenta o il terzo kit, molto difficile, molto difficile. Vedremo, vedremo. Intanto cercheremo anche di capire le impressioni di Michele Ferrarin in attesa di capire quello che avviene in vasca. Appena ufficializzati i tempi all'Aquatic Center, e quello di Michele Ferrarin che abbiamo seguito in realtà è il decimo complessivamente, dunque non basta per entrare nella finale dei 100 delfino categoria S8. Zona mista con Arianna Secondini. Allora, Michele Ferrarin, davvero un peccato per aver mancato l'accesso in finale. Sì, ho visto, l'ho mancata anche abbastanza di poco, però considero che invece ho già migliorato di un secondo e due il mio migliore, quindi ho sicuramente fatto una buona gara, la mia migliore, ecco, quindi non ho rimpianti. Quali erano le tue sensazioni in acqua? Molto buone come tutti questi ultimi giorni d'altronde, e poi questo clima qua, questa piscina ti danno anche quello sprint in più. Un esordio per te alle Paralimpiadi, tra l'altro un Aquatic Center come hai detto tu davvero incredibile e stracolmo. Esatto, sì, ma anche il pubblico veramente strapieno, ma poi anche l'impianto, la piscina, la luce, tutto qua incredibile. Grazie Michele. A voi.